Quali sono state le contaminazioni maggiori che sono entrate poi nelle case, nelle nostre case, nelle case dei molisani nel corso dei secoli? Allora, le contaminazioni gastronomiche sono tantissime, provengono veramente da ogni continente e da ogni millennio, possiamo dire. Le più antiche ovviamente sono quelle che ci vengono proprio dall'Oriente con la neolitizzazione, quindi con l'arrivo ad esempio della vite, dell'olivo, dei caprovini, che vengono tutti dall'Oriente. Quindi noi dobbiamo immaginare come dire, una penisola completamente diversa da quella che noi adesso vediamo. Il nostro paesaggio è un paesaggio fatto di oliveti e di vigneti che ovviamente non c'erano un tempo. Quindi diciamo è una cultura che abbiamo già introdotto e acquisito diversi millenni prima dell'arrivo di Cristo. Poi il mondo romano era un mondo globalizzato che permetteva l'arrivo di tantissime specie di frutta, di verdura e in generale di cibi da ogni parte del mondo, e anche forse come dire l'amore per l'acciuga e per il pesce salato ci viene ad esempio dalle salse di pesce che nel mondo romano erano comunissime. E poi abbiamo le contaminazioni medievali, che sono contaminazioni di spezie che non erano come molti pensano ancora adesso, non servivano tanto per la conservazione ad esempio della carne, o meglio per nascondere, no? Quella frullatura un po' pesante, ma anche l'utilizzo di selvaggina. Le spezie in realtà mostrano la ricchezza, cioè in un mondo come dire un po' impoverito mostrano quanto invece fossero ricchi coloro che potevano permettersi ad esempio la cannella, lo zafferano. Se noi pensiamo anche al nostro zafferano diciamo italiano, facciamo riferimento a una tradizione assolutamente medievale di utilizzo massiccio di spezie. E poi ovviamente l'America con tutti i prodotti che ci ha portato, quelli che adesso sono entrati prepotentemente alla dieta mediterranea e che per secoli, ma non tantissimi, hanno costituito il cibo anche dei poveri, la patata, il mais ad esempio. Cosa hanno in comune nella cucina, nelle pietanze di ogni giorno regioni come il Molise, la Puglia e l'Abruzzo, regioni limitrofe? Allora, abbiamo visto anche dalla testimonianza di Goethe che i maccheroni, la pasta, sono sicuramente il minimo comune denominatore che contraddistingue la nostra, come dire, italianità a tavola. Sicuramente la pasta è l'elemento principale. Ma per quanto riguarda, come dire, le regioni della transumanza, che sono l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, sicuramente la lavorazione del latte, quindi che era, come dire, un prodotto ovviamente secondario della transumanza, ma importante, anche la pasta filata, che è una tradizione un po' più medievale che romana, diciamo questa tradizione ad esempio dei formaggi è una tradizione che accomuna le nostre regioni e che va di pari passo con la civiltà della transumanza.